Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny col Bungie Weekly Update di questa settimana e sì lo so tecnicamente è il settimanale di casa Bungie ma francamente preferisco Bungie Weekly Update. Comunque notizia che tutti aspettavate, stato dello standard di ferro delle prove di Osiride, mettiamola così, è stata resa disponibile ieri la patch 2.3.01, ossia un piccolo aggiornamento della patch 2.3 introdotta settimana scorsa in cui essenzialmente hanno bug fixato diversi aspetti del titolo, uno di questi riguardava proprio i propri problemi relativi allo standard di... Ferro e alle prove di Osiride. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale, non l'ho trovata su nessuno dei loro canali principali come Twitter. Ma di fatto a partire da questa sera dovrebbero essere nuovamente disponibili. Ripeto, è uscito ieri il weekly update e hanno scritto: le prove potrebbero tornare domani, quindi stasera. Una volta che avranno la conferma, lo diranno da qualche parte. Io al momento non ho ancora trovato la conferma, sono andato a cercare appositamente, ma dovrebbero tornare. Quindi preparatevi lo stesso, potrebbero esserci le prove di Osiride questa sera, e di conseguenza, martedì potrebbe tornare. Anche lo standard. Eventualmente però lo diranno sia in caso di smentita che in caso di conferma. Secondo punto di questo weekly update. Con la patch 2.3 avevano introdotto la funzionalità amici nelle attività. In pratica andando per esempio sulla torre vedendo gli amici nell'attività vedevate l'elenco dei vostri amici che stavano giocando, che erano fisicamente sulla torre. Ok questa nuova feature dava problemi a chi aveva una lista amici piuttosto lunga. Per il momento l'hanno fixata, hanno corretto questo problema limitando l'elenco a 10, ai primi 10 della vostra lista amici. Cercheranno nelle prossime settimane comunque di fixare ulteriormente questi problemi. Naturalmente con questo piccolo aggiornamento è stato introdotto anche una lista abbastanza lunga, devo essere sincero, di bug fix vari, alcuni dei quali riguardavano ad esempio il crogiolo, dove alcuni nemici non prendevano danni ma lì era colpa. Non dei nemici, non stavano barando, no, semplicemente i danni non venivano registrati o comunque bug di questo tipo. Ed infine hanno parlato del cambiamento delle sottoclassi. Stanno registrando ogni singolo valore, ogni singola uccisione, quindi anche morte effettuata nel crogiolo per valutare quanto vengono utilizzate determinate sottoclassi, in che in base a quei dati: potrebbero effettuare ulteriori cambiamenti. Il motivo che ha portato a nerfare o comunque ad abbassare alcune statistiche delle classi del cacciatore era semplicemente il troppo utilizzo di questa sottoclasse. E questo utilizzo non deriva semplicemente da una preferenza di molti giocatori, ma semplicemente dal fatto che quelle sottoclassi erano effettivamente più forti. Avevano dei piccoli vantaggi che effettivamente si notavano. Noto che tantissimi giocatori ogni volta... Eh, non è giusto nerf qui, nerf là, perché non nerf là? Ma la gente non capisce quanto cazzo sia difficile bilanciare un titolo che ha così tante variabili. Non è questo è il modus operandi, non bisogna fare così. Ci sono dei report, c'è il forum, bisogna scrivere educatamente, segnalare, e in seguito a ciò verranno poi prese precauzioni, verranno effettuati i cambiamenti e cose di questo genere. Non lamentandosi, la gente su questi aspetti in particolare ha ancora una mentalità piuttosto infantile e non capisce che soltanto segnalando, comunque con dei report costanti, può effettivamente migliorare la situazione. Comunque, nel caso non foste a conoscenza dei cambiamenti alle sottoclassi con la patch 2.3, introdotta settimana scorsa, troverete tutti i dettagli. Sul canale. Per quanto riguarda il weekly update di questa settimana è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, condividerlo con tutti i vostri amici appassionati di Destiny E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.